Madame et Monsieur, bonsoir. Le Tintamarro vous donne la bienvenue à cette première soirée de la 64e Assemblée de Chant Chorale. Questo pomeriggio, mentre scendevo da Cogne e pensavo a qualcosa da dire questa sera, ho riflettuto sul fatto che probabilmente avremmo potuto presentare un progetto. Tolta l'ultima canzone, si tratta di dialoghi. Il primo canto che presentiamo, Dialogue entre le Carnaval et le Carême, è il famoso, la famosa diatriba che mette di fronte da una parte il Carnevale e dall'altra la Quaresima. Questa diatriba è stata ripresa anche in famosi quadri. E cosa abbiamo? Da una parte il Carnevale che vanta le sue feste, i suoi fasti, il suo divertimento, e dall'altra la povera Quaresima che cerca di sostenere le sue sorti. E alla fine chi vince? La Quaresima, perché poi porta Pasqua, la grande festa. Trascritto da Cesare Charrue e armonizzato da Myriam Brocard, Dialogue entre le Carnaval et le Carême.
Presentazioni, magari non mi dimenticherei le cose. Volevamo anche ringraziare Vittorio che è venuto con noi questa sera ad accompagnarci col basso. Il secondo dialogo, questa volta in dialetto nel nostro patois di Cogne, è il dialogo tra un papà e un figlio. Questo papà non ne può più di avere il figlio a casa. E allora gli dice: ragazzo, allora quando è che ti sposi? E lui, sentitosi un po' punto sul vivo, gli dice: papà, non ti preoccupare, io mi sposo a Pasqua, mica a metà quaresima come te. Io sposo una bella, ma bella ragazza, mica una vecchia cahambana, come si dice a Cogne, che non si può tradurre in italiano, perché nessun termine rende l'idea come te. Vi presentiamo con un'armonizzazione di Cesare Sciarrua, con un ritmo un po' particolare. Il titolo lo dice lui stesso, Le Vepre de Cogne, e proprio riprende il vespro che viene cantato in chiesa. Certo, il tema è leggermente più ironico. A voi, Le Vepre de Cogne. Come vos êtes.
sia l'ultimo dialogo. Qua vogliamo proprio esteriorizzare quale sarà il dialogo. Da una parte la donna e dall'altra l'uomo. E chi sono questi personaggi? Le l'impuro sudo che le giusto torna alla guerra. E lei è la fenna di Helu Contoa. E che capite te? Giacchio, l'uomo torna dalla guerra e Yavate va alla cantina e trova una fenna. La fenna le balli da bere, le balli da menze e a pe se butta più e desperaia. Perché la compie che l'uomo le è il suo nome. Chi lei pensava che lei era giusto morto in guerra? E se anche l'avete fatto la fenna? L'ave mai nato e l'ave bello domeno e lato. E l'uomo desperò se ne va della cantina to su letto, cornuto e mazziato. D'anonima, armonizzazione di Cesare Sharia, Jeune Soldat. Tentamaro si congeda da voi con un cavallo di battaglia, che è la Cognenz. È un canto tradizionale, proprio
che si canta da tantissimo tempo a Cogne, uno dei primi canti che la corale Lutentamaro ha portato in giro per il mondo. Ed è un po' il nostro inno, perché tra le varie cose che dice, elogia Cogne in tutte le sue bellezze e in tutte in lungo e in largo, meglio di una pubblicità dei tempi moderni. La poetessa Renée Bibois, che ha scritto questa poesia, nella parte finale dice: cantiamo viva Cogne, continuiamo a mantenere le nostre tradizioni. Ed è proprio quello che noi cerchiamo di fare giorno dopo giorno. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona prosecuzione di serata con gli altri cori. La Cognienza di Cesare Sciaria con il testo di Renée Bibois. Grazie.